Esattamente 5 anni fa, Polyark, una neonata casa di sviluppo americana, lanciò sul mercato, inizialmente in esclusiva per il visore VR di Sony, MOSS, un'avventura action con elementi platform in cui il giocatore, nei panni di un'entità eterea, poteva controllare e aiutare la piccola topina Quill nel tentativo di salvare il suo mondo fantasy in miniatura. Dopo una versione per PC uscita sempre nel 2018, che poteva vantare una risoluzione più alta rispetto a PSVR, e un successivo porting su MetaQuest, MOSS, insieme al suo sequel MOSS Libro Secondo, è entrato a far parte della lineup di lancio di PlayStation VR 2. Quanto segue è una breve spiegazione del perché nessun possessore di PSVR 2 dovrebbe lasciarseli scappare. MOSS e il suo sequel sono, senza troppi giri di parole, due capolavori del genere cui appartengono. Non sfigurano al fianco di Astrobot, che rimane il golden standard per i platformer VR, e anche se il robottino di Team Asobi può vantare un gameplay più rifinito e preciso, i due titoli di Polyark compensano con uno storytelling ad alto impatto emotivo, un world building affascinante ed evocativo e un art direction tra le più raffinate degli ultimi anni. Nei panni del lettore accompagniamo la piccola Quill attraverso stupendi diorami traboccanti di dettagli, rovine di una civiltà umana inghiottite da una vegetazione rigogliosa, attorno alle quali un'altra civiltà ha costruito intricate strutture a misura di topo, ma anche montagne innevate, tane di draghi e sottoboschi intrisi di magia. A un combat system semplice ma efficace si affiancano puzzle ambientali da affrontare sia con i movimenti da platformer standard in terza persona di Quill, sia attraverso i motion controller, sfruttando i poteri dell'entità sovrumana che interpretiamo. Già nel 2018, MOSS si presentava come un gioiello del gaming in VR, ma con l'uscita del secondo capitolo abbiamo iniziato quasi a considerarlo come il primo atto di un gioco ben più ambizioso, ricco e vario, che comprende sia MOSS che MOSS Libro Secondo. Nel nuovo titolo della serie le meccaniche di gioco si moltiplicano, gli ambienti si espandono, il ritmo aumenta, la narrazione diventa più articolata e coinvolgente. Un passo avanti su tutti i fronti. Al netto di un prezzo abbastanza consistente, parliamo di 23,99 per il primo capitolo e 26,99 per il secondo, un totale di quasi 51 € per quella che possiamo chiamare il pacchetto completo, MOSS su PSVR 2 è una delle migliori esperienze in realtà virtuale su cui si possono mettere le mani. Su PSVR 1 i due titoli erano limitati dalla risoluzione ridotta e dalle problematiche di un visore con troppe mancanze. Su MetaQuest quello che guadagnavano in nitidezza dell'immagine lo perdevano nella quantità di dettagli e effetti presenti in scena, a causa della modesta potenza di calcolo del visore standalone. La versione per PS5 può finalmente affiancarsi a quella per Windows senza paura di sfigurare e si porta dietro le qualità aggiuntive della nuova piattaforma Sony. La risoluzione maggiorata ci aiuta a immergerci ancora di più in un mondo di gioco brulicante di particolari e aumenta a dismisura l'effetto miniatura, rendendo ancora più presenti e tangibili gli elementi di gioco. La palette cromatica varia e vivace, l'illuminazione mozzafiato vivono di una nuova vita grazie all'HDR e al pannello OLED. Rispetto al primo PSVR, i nuovi motion controller rendono l'esperienza molto più libera e fluida, laddove prima si restava ancorati al DualShock. E la modalità di gioco, rigorosamente da seduti, si sposa alla perfezione con le caratteristiche di un visore che dà il meglio quando non deve star dietro a movimenti frenetici di testa e corpo. In sostanza, MOSS è la serie perfetta sia per utenti esperti alla ricerca di un'avventura ben realizzata, sia per neofiti che danno priorità all'accessibilità. I due titoli non sono mai troppo difficili, si fondano su un gameplay intuitivo e sono narrati con la sensibilità di un bel fantasy per grandi e piccini, offrendo anche sottotitoli in molte lingue, tra cui l'italiano. Vale la pena ripeterlo anche nel 2023. MOSS, Libro Primo e Libro Secondo sono due giochi stupendi, divertenti, coinvolgenti, emozionanti e con un comparto estetico straordinario. Su PSVR 2 sono più belli che mai e rimangono assolutamente imperdibili.